Ciao, questa è la seconda parte. Lo fa apposta, io odio. Lo fa apposta, gli ho detto guarda che io mi metto a fare un video, cerca di non fare troppo rumore. Va bene, appena ho iniziato a parlare, lo sta facendo apposta, sta producendo rumori solo per farmi dispetto. Allora, devo fare un secondo video dei prodotti finiti di luglio perché quando ho fatto il primo pensavo che non ne avrei terminati altri per questo mese e invece ho toppato. E quindi niente, vi faccio la review degli altri che ho terminato. Sono tornata nera, penso che si noti perché odiavo, non ne potevo più di quel rossiccio che mi tirava fuori quel castano che avevo e quindi ho detto basta, torniamo nera. Peraltro mi piaccio anche di più nera e va benissimo così. Vorrei spendere ancora due parole anche per questo. Per la ragazza che continua a chiedermi aggiornamenti sulla mia avventura di reperimento e cambio del cinghietto di questo orologio, che peraltro mi ha regalato il mio fidanzato, è un automatico che mi piace un sacco, ma lo dico piano perché così non se la tira. E praticamente ho impiegato circa 2 mesi e mezzo, è stata veramente un'odissea che manco Ulisse. Per trovare è un Braille tra l'altro, un Braille Milano, però vabbè, è un Braille, manco fosse che ne so, un Paul Picot. Per trovare il cinghietto e soprattutto poi per trovare qualcuno che me lo montasse, perché è un cinghietto scomodissimo e nonostante lo abbia, cioè, insomma, ho dovuto mandarlo 3 volte da un orologiaio per farlo montare bene perché mi staccava sempre un pezzo. Ma finalmente ce l'abbiamo fatta! Eccolo qui, ok. Minuto e 55 di cazzate. Allora, maschera balsamica ristrutturante di Bioficina Toscana che mi è piaciuta tantissimo. È stata per me una scoperta, ve ne ho già parlato in altre occasioni. Mi è piaciuta 100 volte di più del balsamo concentrato attivo, che credo sia allo livello spinoso se non ricordo male. Come vedete l'ho prosciugata e così sarà anche per gli altri tubi che ho di questo prodotto. Mi piace tantissimo. Ha un profumo effettivamente balsamico delicato, ma allo stesso tempo che resta sui capelli per almeno un giorno da quando li lavate ed è veramente gradevolissimo e poi ha una capacità di striccante pazzesca che per i miei capelli sottili e che si ingarbugliano come niente è perfetta e va benissimo, veramente benissimo, mi piace tantissimo, io la consiglio a tutti. Tonico per il viso al propolis di Fitocose, questo è un tonico per pelli grasse. Come ho già detto, ha sia il colore che il profumo dello sciroppo alla propoli, quello che comprate in farmacia quando avete mal di gola. È un tonico onesto, non mi sento di dire che non mi sia piaciuto, però non mi ha neanche fatto battere il cuore, quindi diciamo che vabbè, va bene così. L'ho finito, non credo assolutamente che lo ricomprerò. Latte tonico bifasico di Bioficina Toscana, questo è il 300 milionesimo che termino, sapete che mi piace moltissimo. Adesso sto usando un altro prodotto, l'olio alla rosa di CMD o CMD all'italiana, in combinata però con un'altra cosa perché da solo non mi aveva particolarmente colpita. Comunque questo qui è fantastico, io lo uso da mesi e mesi, ne ho consumato tot boccette e quindi non assolutamente per me è il top. Dopo tantissimo tempo, credo di non avervelo neanche mai fatto vedere perché questo ce l'ho veramente da tanto tanto tempo, ho terminato questo boccione da 200 ml del Eau de Cartier nella versione Concentré. Allora, questo è un profumo che io ho scoperto tanti anni fa grazie a mia mamma. Molti profumi che utilizza mia mamma a me piacciono molto. Questo l'ho scoperto con lei perché lo utilizzava ed è il secondo che a mia volta termino. Mi piace moltissimo, è un profumo unisex. Tra l'altro per essere 200 ml, adesso non ricordo il costo perché l'ho preso veramente tantissimo, tantissimo tempo fa, però la qualità, il rapporto qualità-prezzo
prezzo, qualità costo, qualità, quel rapporto lì è assolutamente conveniente. Si parla sempre di profumi, quindi non è che. Però è fantastico, ce n'è ancora proprio poco, e però ve lo faccio vedere adesso perché io questo lo tengo in ufficio per poter usarlo tutti i giorni. Quindi questo pochetto me lo riporterò in ufficio così e poi basta, una volta lì lo butterò terminato questo pochettino che c'è ancora. Se vi capita, io non so se sia conosciuto, se ci sia in giro, non lo so. Io l'ultima volta l'ho preso su un sito e-commerce di una profumeria che si trova a San Marino e io l'ho comprato tanto tempo fa, quindi non ricordo assolutamente il costo. Però io non so se sia in giro, ma secondo me se vi capita annusatelo perché è veramente un buon prodotto. Latte struccante di Marilu Bio, anche questo tagliato in due. Mi è molto piaciuto. Questo mi è stato regalato da Laura, che ha il sito Cuccioli Duomo, che ringrazio ancora per avermelo fatto provare. È in un formato da 75 ml, Marilu Bio è francese come brand e mi è piaciuto. È un po' più spesso di quello al melograno di Delidea che stavo utilizzando. Poi ho messo da parte, ho utilizzato questo, ho finito questo, ho ricominciato a usare quello al melograno. Questo qui è un po' più spesso, come, è un po' più corposo, quindi tenete conto anche di questo se vi interessa, se vi fa piacere avere un latte detergente un po' più corposo e un po' meno liquido. Sono tornata finalmente al mio amato Parodontax. Questo, lo sottolineo, è nella versione whitening, perché c'è anche un'altra versione che ha un sapore orrendo, il colore anche è inquietante, ma l'altro non ha assolutamente un buon sapore. Questo invece credo che abbiano cambiato qualcosa, perché come gusto l'ho trovato un po' più forte, del tipo che a volte mi fa venire i lucciconi agli occhi mentre lo utilizzo, per quanto forte. Olio di mandorle dolci della Saponaria. Questo qui è un flaconcino da 100 ml che costa, mi sembra, se non ricordo male, 10 euro e che mi è molto piaciuto, devo dire molto piaciuto, ma mi era piaciuto di più quello all'olio di avocado che sicuramente ricomprerò, ma come vi ho già detto vorrei provarlo di un altro brand, nello specifico della Efit. Comunque l'olio di mandorle dolci è noto, stranoto e quindi non vi, insomma, non vi tedio neanche dicendovi che ha capacità e ha proprietà emollienti, ma secondo me anche elasticizzanti, perché l'olio di mandorle dolci viene consigliato anche in gravidanza, quindi comunque un buon olio. Detergente intimo di B&B. Questo è quello all'avena. A me la linea all'avena di B&B piace, avevo provato anche quella per i capelli, shampoo e balsamo all'avena di B&B e mi era molto piaciuto. Questo qui anche del tea tree, però, o perlomeno io sentivo del tea tree all'interno. Qui non c'è l'inci, quindi deduco che fosse solo sulla scatola. C'è sopracciglio, vabbè, c'è un po' di tutto. Mi è piaciuto. Ed ha anche una consistenza un po' gelatinosa, nel senso che, perché vi dico questo? Perché adesso sto usando quello di Antillis che ho ricevuto con la Bio Box, che ha soltanto un neo. Mi piace molto di più come profumazione, fa anche tantissima schiuma, quindi tutte note positive. L'unico neo che ha è che non ce la faccio parlare come al solito, peraltro è troppo liquido. Questo qui invece ha una consistenza che almeno non vi scivola via dalle mani, quindi per me questo è un prodotto consigliato. Poi questa è una crema mani, è una crema mani della linea Natural IM, Natural Cosmetics, Migros forse è la marca, sì, allora il brand è Migros. Questa è una crema mani al qualcosa, Alpenrosen e Arganol. Sì, quindi direi rosa alpina e olio di argan. Francamente mi aspettavo qualcosa di più in termini di idratazione delle mani. Ha un profumo gradevolissimo, mi è molto piaciuta da questo punto di vista. È una crema con un buon inci. Questa qui me l'aveva procurata Elisabetta, Betta Ballerina su YouTube. Me l'aveva presa in Svizzera,
Però è cioè come resa sulla pelle è un po' come quella di Benecos. Sono creme oneste, idratano la pelle, però non vi danno, secondo me, un effetto prolungato. E quindi niente, è una crema onesta, però non credo che la ricomprerei neanche se potessi. Peraltro non posso perché in Svizzera non ci vado mai, ma insomma, questa è. Ah, ho finito, che bello, non mi ero accorta di aver finito. Bene, il video dei prodotti finiti termina qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!